Ragazze e ragazzi, scusate l'interruzione di questo inizio, di questi secondi di episodio di Code Vein, poiché in via del tutto eccezionale ho dovuto fare così, poiché giocando ero così preso che non mi sono reso conto che praticamente ho superato l'ora e un quarto di registrazione. E mi sono detto solo alla fine, ovviamente, che cioè, pubblicare già so che. Appunto, non vi danno fastidio i video lunghi, ma cerco massimo di stare entro l'ora, massimo, massimo, ma proprio massimo, 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 l'ora e un quarto. Ma dopo no, dopo diventa veramente troppo, troppo lungo. Allora ho dovuto, cioè, questo episodio che è un'unica registrazione, l'ho dovuto tagliare in due più o meno, ecco, non è che l'ho tagliato perfettamente in due. Anche per lasciare un po' di suspense tra un episodio e l'altro, però siccome è da un po' di tempo che sto attuando questa prassi, cioè di dire a voce quello che è accaduto nell'episodio precedente, in questo caso ho dovuto fare così, perché durante la registrazione ovviamente, no, cioè prendendo la registrazione a metà, il riassunto non ci sarebbe stato. Quindi, vi dico che l'episodio scorso abbiamo continuato e finito, si può dire, l'esplorazione della cattedrale. Non è stato semplicissimo, però ce l'abbiamo fatta, soprattutto mentre arrivavano ondate di nemici, ho dovuto chiedere l'aiuto di Mia. Dopodiché abbiamo raggiunto il portone della cattedrale e un'altra che non è io, non lo so, Leda, non lo so, comunque qualcuno che in realtà conosciamo ma in realtà no, non si sa chi sia, a quanto pare, visto che magari ha un'altra coscienza, non lo so, ci ha consegnato un strano, cioè un ricordo speciale che abbiamo rivissuto in tre fasi, si può dire. E ci ha fatto vedere un po' cos'è accaduto ad Aurora e Karen. Pare che in questo universo ci siano questi parassiti Bor che infettano gli umani e una volta morti attivano le cellule riportandoli in vita. Non ho ben capito, ma pare sia così, che in questo mondo appunto c'erano delle creature che affliggevano il genere umano e Aurora insieme a Karen, se non mi ricordo male, ecco, in qualche modo ha voluto sfruttare questi parassiti per creare dei soldati immortali, se vogliamo, che poi è quello che siamo noi, visto che rinasciamo in continuazione. Diciamo, hanno dato un senso alla rinascita dopo ogni morte, no? Però qualcosa è andato storto, pare che questa regina, non so, si sia ribellata, hanno parlato del progetto Queen, non è stato ben chiaro come sempre, forse solo a fine gioco riusciremo a capire realmente la trama. E quindi ora, dopo aver rivissuto questi ricordi, ci accingiamo a entrare nella cattedrale e dove io avevo fatto il taglio per creare più suspense ogni tanto. Faccio questo finale a cliffhanger, ecco, praticamente. Va bene, detto questo, io vi lascio al resto dell'episodio e vi auguro buona visione. Quindi forse si apriva lo stesso anche senza vedere il ricordo. こちらへ。行くぞ。
beh, è chiaro, c'era un boss. So, è Sif geneticamente modificato, probabilmente. Cioè, erede della cassa toracica. Che strano. Vabbè. Cos'è? Guarda che mi avvicino. Beh, facciamo un danno considerevole comunque. Più degli altri, mi sa. Aspetta. Iniziamoci, va. Sarà poi la fase 1, la fase 2, sicuramente. Per avvicinare, attenzione. Via. Però anche lui non scherza. Come mi prego, cioè, mi pide un po' di spiego. Aspetta, provo il martellone, dai. Porca vacca. Niente. Niente. Ancora. Neanche il tempo di curarsi, come al solito. Ecco, basta, morto. Vabbè, no, diciamo che sì, solita storia, cioè noi gli facciamo danno, anche lui ci fa parecchio danno. Allora andiamo così, sto col martello, vediamo se più danno forse è meglio rispetto all'agilità. Così. Ok, non ha preso. Allora, vediamo. Provo a... Non vedo niente. Stavo appunto schivando, ho detto magari va via. Vai via, 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 via. Mazzarola. Quando fa quella roba praticamente va via. Guarda. Fammi curare un po'. Ok. No. Pensavo fosse un lupo, ma... Cioè sì, ha la testa di lupo, però è un po' strano. La combo praticamente. Sicuro. Ok. Ok. Ma che non mi lascia attaccare, sei un maledetto, eh. Sicuro ancora, va. Tolto poco, tolto poco. Oh, ma fine, un colpettino mi fa dare. Mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino. Ok. No. Oh, che cavolo. Ho detto che facciamo un bel danno. Thank you.
無惨した肉体が滞留している。いや、囚われているのか、この空間に。こいつは、è simile alla roba。なんて大きさだ。待て、様子がおかしい。ma non so, quelle punte lì mi ricordano quella roba che usava quel tizio, boh. そんな、再生が早すぎる。あの血液が肉体の再生をコントロールしているのか。壊す、あの血液を。楽しくなってきやがった。Che praticamente è la fase 2 questa. E ora è più forte. La Madonna. E poi. Vabbè, spero non devo rifare tutto, Spero. Vedere. Cioè. Sarebbe una bella bastardata, Vediamo. Solo che non saprei. Beh, devo vedere gli attacchi. No, ok. Ok. Meno male. Però il danno è comunque uguale, cioè non è più esistente, farà più male, infatti. Ok. Ah, però quella sfera lì. Cavolo, pure i missili inseguitori, che. Ah, però. Ah, però non gli facciamo nulla, guarda. Zero. Adesso sì, adesso sì. Aspetta. Cavolo, mi stavo allontanando. Ok, quando c'è la palla, c'è la sfera, non gli facciamo niente. Aspetta. Queste cose inseguono, però. Palle. Sì, devo sconfiggerlo più e più volte, mi sa. Ok, ci si riprova, Aspetta, però. Di qua. Ok, non mi ha preso, perfetto, mi avvicino. Oh. Allora, devo cercare di stargli sempre più o meno intorno senza farmi beccare, ovviamente. Aspetta, Ok. Ok. Vabbè, che cavolo. Sì, no, di più, Aspetta. Trasporta, appunto. Cavolo. Allora. Come si gira, come si gira. Ne approfitto un attimo. Ok, ho tolto tantissimo. Aspetta, mi giro. Ok,
Ok, vai, è andato. Posso provare io? Tiriamogli una martellata. Ah, vedi che ci ha detto salva tutti. Ci aveva detto qualcosa la regina lì. Praticamente abbiamo assorbito forse il potere di quello lì. Corpo della regina in cimeli. Mettiamo quel demonio in una fornace, chiudiamola qui. Aurora Valentino. Sore wa sude ni tameshita no. Karatte. Aurora Valentino. お前の適法律では一生棺の中で過ごすことになる。その覚悟はあるか。クリプタ per sempre. Gli alberelli, dobbiamo andare all'entrata. ここを守り続ける。だから安心して、彼、ずっとあなたのそばにいるから。 こんな形で再会することになるとはね。久しぶりね、ルイ。アウロラ、アウロラなのか。どうしてこんなところに。答えは記憶の中にあったはずよ。 クイーンの肉体、その一かけらを
人柱となって封印した継承者たち。私はその中の一人。クイーンだと？何年も前に討伐されたはずだ。表向きはね、あなたたちも知っているでしょ。レブナントは死と再生を繰り返す、いわば不死者のような存在。でも心臓さえ破壊すれば肉体は消滅し、二度と再生することはできなくなる。クイーンもそうなるはずだった。不死の中の不死、灰になってもクイーンの再生は止まらなかった。だから封印を。そう、不滅の体である心骸を切り刻み、他者の肉体に溶け込ませることによってね。そうしてクイーンの脅威は去り、束の間の平穏が訪れた。けれど所詮は窮余の一策。心骸を封印してもクイーンの性の渇望まで沈めることはできなかった。継承者の肉体は少しずつ心骸に蝕まれ、激しい苦痛に苛まれるようになった。ついにはあなたたちが見た通り、理性を失い欲望のままに暴れる獣に落ちていく。でも私の心を引き戻してくれたあなたの力、クイーンの血を受け継ぐあなたなら。何？あなたには心骸を鎮める強さがある。どうか苦しむ彼らを助けてあげて。この扉が継承者の眠る棺につながってる。まずは扉を探して。今のあなたなら開けられるはずよ。私はここでずっと守ってきた。他の継承者たちへと続く道と血類の源流を。やはり血類の源流はここに。扉の奥にね。そこでずっと血の涙を流している人がいる。彼女をお願いね、ルイ。彼女？それはどういう。quindi non è stata la regina, cioè la regina. 棺に眠る継承者たちがロストに落ちて、その封印が破られれば心骸は解き放たれ、クイーンが復活してしまう。その前に、non è stata la regina a ucciderci, ma una parte di lei, se vogliamo. Questo ci meglio. Va bene. Rigenera il ricordo. Sì, due porte con le ali, so dove sono. Ne trovate due. Se ce ne sono anche altre. Thank you.
Quindi sta bestia era Aurora, in realtà. Sì, ma è tornata. もう一度私に機会を与えてくれるのね。無事なのか。ええ。死骸も今は眠るように静まっているわ。私の失われた心を取り戻してくれたのはあなたね。 謝らなければいけないのは私の方。あなたたちに全てを託すことになってしまって。ルイ、改めてお願い。扉の奥の人に会ってあげて。ごめんなさい。少し眠るわ。 Detentore del codice Aurora Valentino, ottimo per il combattimento a distanza per sopraffare i nemici con attacchi di core. Ah. Va bene, ma io prima possiamo uccidere. Ah, io volevo riposare un attimo. Non so. Magari c'è. Buonanotte. Buonanotte. Beh, apriamo la porta. Ah. Cioè, si è dissolta la porta. Spero ci sia un vischio, dai. Datemene uno su. Quante gocce. Yahari. Soyu koto datta no ka. Nee-san. Dou natten da yo, kore. なかったんだ。クイーンは生きていて、そして俺たちは生かされていた。ここから流れてる血の恵みでクイーンを封印するため人柱になった姉さんの 血の涙で。ルイ、今はそっとしておいてやろう。取り乱してすまない。 もう大丈夫だ。これからどうする？継承者を探す。
姉さんのこと、いいのか？今のところ、暴走の兆候はないようだ。血類の枯渇は、今なお続くクイーンの最悪の一端でしかない。それが分かった今、俺は、この最悪を断ち切る方法を探していきたい。それが、俺の果たすべき義務なんだ。俺たちの、だろ。よくも。仲間の誰かが歯を食いしばって前に進もうとしてるときは、黙って支えてやる。そういうもんだろうが。ええ。どんなことでも協力するって、言ったはずでしょ。お前たち。お前の身に宿るその力、今はそれだけが頼りだ。よろしく頼む。継承者を探そう。クイーンが復活する前に。姉さん、もう少しだけ待っててくれ。Mi sembra piuttosto tranquilla. E a pregare. Ok. Quindi. Sangue puro. Ok, grazie. Ma lo segna come NPC. Non possiamo interagire ora. Allora, andrei. In un livello posso farlo, penso. Qui dobbiamo andare ad aprire le altre porte con le ali. Ecco, ok. Sì, che poi deve essere quello di Silva, l'assistente lì. Sa che è lui. Omae wa? Jack. Sì. Kono te de machigai naku keshita hazu da. Omae ga douste koko ni? そういうことか。エヴァと同じ。いや、それ以上。こちら側につけ、血を継ぐものよ。その器、放っておくにはあまりにも惜しい。気付けろ。やつは相当使えるぞ。心臓を守ることだけを考えろ。俺たちが盾に。いいだろう。ならば。あなたには聞きたいことが山ほどあるの。話してもらうわよ。知ってることは全部。sembra molto forte。Ah, questa è quella. Sì, che abbiamo visto l'altra volta. Nase dete kita. Anata ni mucha o sasenai tame. Eva. Eva. Genkai ka. Shikata nai. Koko wa hiku zo. Izure mata mukai ni iku.それまでに覚悟を決めておけ。Se voglio farlo anch'io, il teletrasporto.
Pensa a te, va. Sta continua a dormire, sì. Va bene. Allora direi che è livello, finalmente. Aspetta, c'è un regalo. Torta 4 quarti, prendiamola. Sai di livello. Ok. E magari torno alla base. Sa di sì, oppure. Ma proverei a tornare alla base, a vedere se capita qualcosa. Però secondo me prima attraversare quelle porte con le ali.